la notizia. Dicevamo dunque, lo studio cui abbiamo accennato fornirebbe nuove prove scientifiche riguardo alle basi genetiche dell'autismo. Condotto da un team internazionale guidato dall'Università di Torino, la nuova ricerca ha scoperto in pratica un nuovo gene responsabile di una forma di autismo, il Caprin-1. Da che cosa è causato l'autismo? È ancora molto difficile dare risposte chiare a questa domanda e sempre più ricerche scientifiche si stanno interrogando per cercare di trovare la chiave che possa svelare tutti i segreti di questo disturbo. Lo studio ha dimostrato il ruolo del gene Caprin-1 nello sviluppo di una rara forma di autismo. La ricerca, pubblicata anche sulla rivista Brain, si basa sulle nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, l'analisi dell'esoma e del genoma e sullo sviluppo di modelli in vitro di cellule neuronali. E lo studio ha permesso di dimostrare che mutazioni in questo gene Caprin-1 sono responsabili di alterazioni di specifici meccanismi neuronali che poi provocano dal punto di vista clinico una forma di disturbo dello spettro autistico. L'uso di tecnologie di sequenziamento dei geni umani hanno permesso, attraverso questa collaborazione internazionale, di identificare 12 pazienti colpiti da questa forma di disordine del neurosviluppo e comprenderne i meccanismi biologici associati. I pazienti affetti da autismo mostravano sintomi come ritardo del linguaggio, disabilità intellettiva, deficit di attenzione ed iperattività. La ricerca ha dimostrato che perdere una delle due copie di questo gene Caprin-1 causerebbe un'alterazione della organizzazione e della funzione dei neuroni, ma anche della loro attività elettrica.